Ciao ragazzi, oggi vedremo come si fa la squadratura del foglio. E il foglio che utilizzeremo è un foglio di formato 33 cm per 24 cm, quindi le misure che utilizzeremo in questo video si riferiranno a questo foglio. Se userete fogli più grandi o fogli più piccoli, tali misure andranno adattate. Cosa ci occorrerà? Ci occorrerà una riga lunga dai 40 ai 50 cm oppure massimo 60. Ci occorreranno due matite, una matita 2H, una matita HB, un compasso e una gomma. Naturalmente sia le matite che la mina del compasso dovranno essere ben appuntite. Andiamo ad iniziare. La prima cosa da fare è tracciare le diagonali del foglio. Allora, la prima parte del nostro video riguarderà la costruzione della squadratura e questa andrà fatta con la matita 2H, quella che scrive molto chiaro. Dovrà essere effettuata molto chiara, anche perché alla fine la cancelleremo e quindi più sarà chiara, più sarà facile cancellarla. Allora, andiamo a tracciare le diagonali. Dobbiamo essere molto precisi, andare da uno spigolo all'altro del foglio e tracciare una linea molto sottile con la matita 2H. Io non la farò sottilissima perché altrimenti nel video non si vedrebbe, ma voi mi raccomando fatela il più chiara possibile in modo che poi vi sarà facile cancellarla. Procedo con l'altra diagonale, sempre con molta precisione e sempre andando veramente leggera con la matita. Benissimo. A questo punto prendo il compasso e vado a prendere sul retro della mia squadra o della mia riga, come in questo caso, una misura di esattamente 9 cm. Quando sono soddisfatta della misura presa, procedo in questo modo. La punta di metallo del mio compasso deve essere messa proprio al centro del foglio dove si intersecano le due diagonali. A questo punto traccio dei piccoli archetti, sempre questi, cercando di essere il più leggera possibile, sulle diagonali appena tracciate, ottenendo questo risultato, 4 piccoli archetti. Poi di nuovo punto il compasso in uno dei quattro delle interzioni tra l'archetto appena tracciato e la diagonale. Anche in questo caso devo essere molto precisa. Poi faccio questo, traccio un arco abbastanza grande sulla mia sinistra, un archetto sulla diagonale e un arco di nuovo abbastanza grande alla mia destra. Questi archi li faccio più grandi perché adesso vedrete dovranno intersecarsi con il prossimo archetto che andrò a tracciare, quindi punto nella intersezione successiva, vedete, adesso traccio questo arco che si interseca al precedente. Proseguo, devo sempre essere molto precisa nel puntare il compasso. Ed ecco fatto, ho tracciato tutti gli archi che mi occorrevano. A questo punto prendo la matita HB e, cercando di essere molto precisa, vado a evidenziare i punti di intersezione di tutti questi archi esterni con le diagonali o fra di loro. Evidenziare vuol dire che con la matita HB premo con un po' di forza nel punto di intersezione. Non devo fare pallini però, soltanto evidenziarlo con premendo un po', facendo un po' di pressione. Una volta fatto questo, ricordiamoci solo quegli esterni e non quegli interni, posso procedere alla cancellazione della squadratura. E voi direte: cosa l'ho fatta a fare se fino a questo punto ho lavorato, adesso devo cancellarla? Ma vedrete che i puntini che noi abbiamo evidenziato non scompariranno, perché se abbiamo premuto bene, pur cancellando, non verranno via. Quindi, facendo molta attenzione in modo di non andare a stropicciare il foglio, cancello tutto ciò che ho realizzato fino a questo momento.
dovrete proprio far scomparire tutte le linee di costruzione e vi ricordo che più le avrete fatte leggere e più facile sarà cancellarle. Eliminate adesso tutte le cancellature. Puntini sul foglio sono ancora perfettamente visibili, quindi posso andare a unirli in questa maniera che vi faccio vedere adesso. Stavolta useremo la matita HB e quindi dovremo andare a premere bene in modo che il segno si veda. Quindi posizionate bene la riga, andate da un puntino all'altro in questo modo. Proseguite con la linea verticale, con quella sull'altro lato. Cercate di essere precisi, vedete, io qui sono andata oltre il puntino, quindi non va bene. Vado a cancellare la parte che mi è sfuggita, che è andata oltre. E poi andiamo, giro un attimo il foglio così sto più comoda, a fare l'ultima linea. Poi, se il foglio va riquadrato, posso anche unire i puntini centrali. La squadratura è fatta, possiamo anche andare a cancellare piccole parti che ci erano sfuggite in modo di averla il più possibile pulita. L'ultima cosa che ci occorre fare è quello di tracciare una linea dove scrivere il nostro nome e opereremo in questo modo. Al di sotto dei due estremi della squadratura, della linea inferiore della squadratura, andiamo a posizionare un puntino distante un centimetro dalla squadratura stessa, da un lato e dall'altro lato. Anche in questo caso dovete essere molto precisi e andiamo ad unirla, ad unire questi due puntini. Questa linea andremo a scrivere su questo lato il nome e cognome e la classe, invece sull'estremo opposto andremo a scrivere il numero di tavola, quindi TAV 1, TAV 2, eccetera. E questa era la spiegazione della squadratura del foglio.